quello che ho fatto durante il mese di ottobre. Devo dire che sono molto felice di aver trovato il tempo di scrivere, quindi sono andata avanti con il mio romanzo, il che è ottimo perché il mio progetto è di concluderlo entro Natale. Inoltre ho portato avanti il mio studio della mindfulness. Se mi seguite su Instagram sapete che ho terminato il corso e durante il mese di ottobre appunto ho anche ricevuto il certificato del corso, quindi sono super felice. E poi ho portato avanti la lettura del libro Tu, l'universo e il denaro, che come vedete sottolineo di continuo perché è pieno di frasi che non voglio dimenticare, che voglio ritrovare quando avrò voglia di stare un po' meglio e sfogliare le pagine del libro. Mi sono dedicata anche a tante letture, quindi insomma direi che da questo punto di vista il mese di ottobre è stato ricco di belle esperienze. Mese di castagne, di zucca e di tutti quegli ingredienti squisiti che ci regala l'autunno. Quindi durante questo mese ho veramente anche cucinato tanto. Vi faccio vedere qui la mia zucca bellissima, grande, presa dall'orto di mia suocera, con la quale ho preparato dei piatti squisiti. E quindi insomma ottobre è stato anche il mese di tante ricette gustose. Una domenica abbiamo deciso di andare a fare un bel picnic nel bosco. Questo è il posto dove siamo stati, un posto meraviglioso che ci ha accolti con un sole splendente, quindi siamo stati anche molto fortunati. Eravamo lì con degli amici e questi amici hanno dei figli, quindi Katia ha potuto giocare con loro e si è divertita tantissimo in mezzo alla natura, vicino a delle fonti di acqua buonissima. Abbiamo preparato, cucinato il nostro cibo e mangiato tutti insieme. È stata veramente una giornata fantastica.
Certo, ottobre è stato anche il mese del cambio dell'armadio, ma soprattutto il mese del compleanno di mio marito, di Riccardo. Quindi per la prima volta ha festeggiato da babbo e insieme a Katia abbiamo preparato una sorpresa speciale per lui. Il 30 ottobre, quindi in realtà con un giorno di anticipo, abbiamo festeggiato Halloween, cogliendo l'occasione dell'arrivo a casa nostra degli zii di Katia. E quindi abbiamo addobbato casa tutti insieme per renderla perfetta a tema Halloween e poi Katia, dopo essersi mascherata, è andata a fare dolcetto scherzetto a casa della nonna. E infine, 31 ottobre, ultimo giorno del mese, siamo tornati nel bosco insieme ai miei suoceri, perché loro li abbiamo accompagnati nella loro giornata di lavoro della raccolta delle castagne per l'azienda agricola, mentre noi, oltre a creare del materiale da caricare poi sul sito internet dell'azienda agricola, ci siamo goduti una bella giornata nel bosco.